Nel 1982, fresco di laurea, decisi di scendere il Missouri al Mississippi. Portai il mio kayak a Three Forks alle sorgenti del Missouri, nel Montana, e mi fermai 3 mesi e 6.700 km dopo in Louisiana, a New Orleans. Passati 25 anni, ho deciso di scendere anche quella parte di Mississippi che dal Michigan porta fino a St. Louis. Mi compro una canoa a Minneapolis e mi faccio portare alle sorgenti del fiume presso il lago Itasca. Queste curiosamente vennero scoperte dal bergamasco Gioacchino Beltrami nel 1823. Gioacchino è sconosciuto da noi, ma è famosissimo negli Stati Uniti. Insomma, l'amico Beltrami è venuto qua ed è praticamente arrivato a scoprire che questo rigagnolo microscopico diventerà uno dei più grossi fiumi del mondo. Francamente è piuttosto curioso. Speriamo almeno di riuscire a metterla a pagaia qui dentro questo affare qua. Là il lago Itasca, e qui al di là del ponte dove non si riesce nemmeno a vedere nulla. Questo è il fiume. Il grande Mississippi. Da adesso in poi, per le prossime settimane, la mia casa sarà la tenda, la canoa e le sponde del grande fiume. In questo immenso acquitrino, trovare la direzione diventa un'impresa, ma più ancora trovare un posto asciutto dove fare il campo. E più di una volta dovrò dormire sdraiato sul fondo della canoa, che è un posto fantastico, ma solo per le zanzare. Avanzare non è una cosa tanto semplice. Come si vede qua, il letto del fiume non è che sia proprio così semplice trovarlo. Contavo sull'aiuto da parte della corrente di almeno 4-5 km all'ora. Invece in quest'anno di forte siccità la corrente di fatto non esiste. Io sarei qui per remare, per la verità, ma il fondo del fiume è così basso che per lunghi tratti dovrò trascinare la canoa legata alla schiena, camminando sul letto del fiume, o meglio di quello che ne resta. Un discreto ostacolo saranno la sequenza di 4 laghi glaciali, il più grande dei quali è lungo 30 km, da affrontare al mattino presto, prima che si alzi il vento. Ribaltarsi qui sarebbe un problema. Alla fine di un lago, chissà se poi veramente là c'è Passano i giorni, scorrono i chilometri, ma la situazione non cambia e riesco ad avanzare solo a forza di braccia. Ok, mi ho fatto già un po' più di 400 km, GPS parlando. Il fiume adesso è diventato più vivibile, nel senso che è un po' più largo, assomiglia un po' a un po' di più a un fiume. Prima era veramente un ruscello infame.
la corrente è sempre la grande ospite assente, anche se la velocità è leggermente aumentata. Siamo passati dai primi giorni, cioè i primi 100 km 5,5 di media su 100 km, adesso riusciamo a stare sui 6,8, 6,9 km orari di media, che non è un granché, considerando che sullo Yukon passavo gli 11. Avremo 7, 8, 9 ore al giorno, 10 ore, quello che ce la faccio. Purtroppo adesso qua è un po' più facile, nel senso che si riesce a trovare più facilmente da dormire. I primi giorni era un disastro, in mezzo agli swamp, insomma, se arrivavi a una certa ora ti conveniva al primo posto buono fermarti a dormire, perché poi non sapevi certo dove era quello successivo, e questo insomma creava un po' di ansia. Adesso va meglio, oggi non c'è neanche vento. Ieri abbiamo avuto una giornata infame perché sono partito all'1:30, ha piovuto tutta mattina, una roba esagerata, al punto che la canoa praticamente, che era soltanto legata a un ramo, è di fatto affondata. Vabbè, incidenti del percorso. Oggi perlomeno c'è il sole, ma soprattutto non c'è vento. Quando qui arriva il vento è un disastro. È un disastro perché il vento in questi giorni è dovuto sempre da sud e praticamente ti ferma. Anche se sei sul fiume dove in teoria c'è la corrente, in realtà ti porta su. L'altro giorno mi sono fermato per bere qualcosa, nonostante che fossi su fiume, quindi in teoria con un po' di corrente, il vento che c'era mi faceva perdere i metri che avevo fatto. Comunque, questo è il fiume adesso. Come si vede, insomma, comincia a non essere malaccio. Si capisce quantomeno che è un fiume. Una delle cose che mi chiedevo prima di partire era se fossi stato ancora in grado di remare per centinaia di chilometri senza trovarmi distrutto in pochi giorni, con le articolazioni pronte a chiedermi pietà. Confesso che è stata una piacevole sorpresa scoprire che il mio feeling col fiume non era cambiato, come se non fossi mai sceso dalla canoa. Tutto facile, insomma, con la sensazione gradevole di sentirmi a casa. Non me la prendo più nemmeno con i castori, che a tratti rendono il fiume inagibile con le loro dighe.
me. Dopo 3 settimane sul fiume e 1000 chilometri sul groppone, poco prima di arrivare a St. Louis è giunto il momento di lasciare il fiume. Un'avventura tranquilla su un corso di fiume facile e garbato. Come quasi sempre sui fiumi, sono stato sereno e felice. E io, dopo 25 anni, ho finalmente chiuso il cerchio.